Allora, questa è la schermata iniziale, accesso non effettuato, discussioni. Se non avete già un account, bisogna fare registrati. Registrati, questo è quello che vedete quando premete registrati, questa è la pagina in cui dovete inserire il nome utente e una password scelta da voi. Attenzione, attenzione. Allora, nome utente potete usare più o meno quello che vi pare, quindi il vostro nome proprio, il vostro soprannome, quello che volete. Non potete usare account ufficiali, quindi non potete chiamarvi Apple Italia o Università degli Studi di Milano. E ovviamente non potete usare, non so, parolacce, bestemmie, cose del genere. Queste sono le due cose principali. Se c'è un nome, se poi provate a inserire un nome che esiste già, il sistema vi avvisa, quindi non è un problema. La password, sì, vi consiglierei ovviamente, sì, come sempre con le password, di non scegliere qualcosa di troppo semplice, però insomma. Poi comunque potete cambiare tutto, tranne il nome utente no, quindi sceglietelo bene. Tutto il resto sì, password. E vi consiglio anche di inserire la mail, che non viene praticamente mai usata, ma nel caso perdeste la password è l'unico modo per recuperare la registrazione. Tac. E arriverete su una pagina dove in alto a destra non avete più accesso non effettuato, ma avrete il vostro nome utente. Il mio nome utente, quando lavoro con Wikimedia Italia, è Marta Rosio. Wikimedia Italia, e potete vedere che se premete lì, se non ci siete già, e vedete che comparirà una pagina in realtà di creazione che sarà stai creando la pagina, utente due punti e il nome utente che vi siete scelti. Visto che la vostra pagina utente ancora non esiste, io vi consiglierei di scrivere una frase qualsiasi oppure anche prova pagina utente o sono Luisa e vivo a Torino, una cosa qualsiasi, poi fate pubblica le modifiche. Guardate, mi faccio no, cioè, un po' avanti, ecco, dovrebbe essere qua. No, dopo torno indietro, però insomma, visualizzante prima, pubblica le modifiche, guardate quello che avete scritto e poi pubblicate. Cosa si può fare con la pagina utente? Si può presentarsi, come vedete nella mia pagina utente c'è scritto che lingue parlo. E vabbè, questa ovviamente la mia pagina utente è una pagina di lavoro, quindi ci sono dei link che mi servono per lavorare. Voi potete mettere una breve presentazione vostra e della vostra attività su Wikipedia. Quindi non ovviamente promozione del vostro blog, della vostra attività nella vita reale, ma anche una breve, se volete, una breve presentazione biografica, ma soprattutto io sono Luigi e mi interesso particolarmente del progetto Astronomia. Lavoro sulle pagine di letteratura e sulle pagine di filosofia, non so. Poi il consiglio migliore su Wikipedia è sempre andate a vedere che cosa fanno gli altri. Andate a vedervi un po' di pagine utente e vedete come sono fatte, come sono sistemate. Potete fare quello che vi pare sostanzialmente. L'importante è, vabbè, non scrivere parolacce e non fare pubblicità. Altra cosa importante è la vostra pagina di discussione. Di fianco al vostro nome utente in alto a destra c'è scritto discussioni. Se cliccate discussioni, vi viene fuori una pagina anche questa da creare, ma soprattutto è importante capire che cosa serve. Se la cliccate vi verrà fuori, stai creando la pagina discussioni utente. Voi dovete scrivere qui discussioni utente. Marta Arosio, Wikimedia Italia, ok.
arrivate sulla mia pagina di discussione, che è questa. Ci siete tutti. Poi per scrivere un messaggio fate aggiungi discussione. Ok, sì, va bene. E mi scrivete un messaggio che può essere ciao, prova, e adesso vi faccio vedere bene tutti i passaggi per scrivere. Ah, questo torno a dirlo dopo. Ok, quindi se voi fate aggiungi discussione sulla mia pagina utente avete questo form che vi ho fatto vedere vuoto, e quello che dovete fare è, ok, aggiungi discussione l'avete già fatto, scrivere un oggetto della discussione che sarà saluti da Piero, il testo, quindi ciao, sto seguendo il tuo webinar, la firma si fa schiacciando quell'iconcina a forma di scarabocchio che vedete sulla barra degli strumenti. Quindi aggiungi discussione, oggetto, testo, firma, visualizzante prima per essere sicuri di non aver fatto scemate, pubblica le modifiche. Io cliccando sul vostro nome o sul vostro nome arrivo sulla vostra pagina utente. Franco, abbiamo detto tutti quando sei nato, mi dispiace. cliccando su message arrivo sulla vostra pagina di discussioni utente. Ok? Quindi è molto più facile per chi vuole, cioè voi state scrivendo sulla mia pagina di discussione, io vorrò rispondervi ed è molto più semplice cliccare su message e venire a rispondere sulla vostra pagina utente anziché andare a cercare la modifica in cronologia, insomma è molto più complicato poi rispondervi. Quindi la prima cosa da imparare nelle pagine, attenzione, nelle pagine di discussione ci si firma, nelle pagine di Wikipedia no. Adesso vado ad approfondire questa questione. Chiara, scusami se hai fatto, ti... Adesso guardo. Non ancora, oppure magari ci mette un po' ad aggiornare. Vabbè. Comunque, allora, come si distinguono? Dice, ma io come faccio a distinguere se sono sull'enciclopedia vera e propria oppure su una pagina di servizio, tipo una pagina di discussione? Molto semplicemente vedo il titolo, ha qualcosa, due punti, qualcos'altro, tipo discussione utente, due punti, Marta Rosio, oppure no? Altrimenti detto... E che namespace sono? Ok, quelli che adesso vedete circondati in rosso sono vari namespace, cioè vari spazi di servizio. Utente due punti sono tutte le pagine utente di tutte le persone iscritte a Wikipedia. Discussione due punti sono tutte le pagine di discussione, sia discussione utente che discussione normale, perché a ogni pagina di Wikipedia è associata una pagina di discussione. Alla pagina su Dante Alighieri c'è un discussione due punti Dante Alighieri, perché appunto cosa scrivere in Dante Alighieri, se ci sono dei problemi si discute lì nella pagina discussione, non nella pagina Dante Alighieri. Ok, nelle pagine discussione ci si firma, quindi si usa quell'iconcina che avete usato scrivendo sulla mia, nelle pagine dell'enciclopedia no. Quindi utente, discussione, Wikipedia due punti sono pagine di linee guida, aiuto due punti sono pagine di aiuto, ci sono parecchi namespace. Se non c'è un namespace, cioè non c'è un due punti qualcosa, allora siete su Wikipedia, cioè sul namespace principale o namespace zero, perché come vedete è vuoto, ed è proprio la pagina che parla della provincia di Santo Domingo. Andando a vedere qui come vedete discussione utente Marta Rosio sono sul namespace discussione utente, sulla pagina utente Marta Rosio sono sul namespace utente,
Se invece faccio una voce a caso dell'enciclopedia, The Bells Album, vedete che non c'è due punti qualcosa davanti, questa è una pagina dell'enciclopedia che parla di The Bells Album, nono album di Lou Reed. Se vedete lì in alto vicino a voce c'è anche un link che si chiama discussione, è rosso, quindi vuol dire che la pagina discussione al momento non esiste, però se io avessi qualcosa da dire su questa pagina, ne volessi discutere, scriverei lì, cliccherei sopra e scriverei quello che voglio, bla bla bla, firma. Ok? Firma, pubblica le modifiche, pubblica la pagina. Ok? Nuovi messaggi sono qualcun altro che mi ha scritto di voi, perfetto, eccoci qua, ciao Claudia, anche Roberto. Ok, quindi namespace. Ho detto, questi sono tutti i namespace, questo namespace 0, l'enciclopedia. Lasciare un messaggio e firmarci l'abbiamo fatto, quindi aggiungi discussione, oggetto, testo, firma, visualizza anteprima, pubblica. Quindi le cose che avete vostre, diciamo le vostre pagine personali su cui potete fare quasi quello che volete, sono, partendo la prima riga da sinistra a destra, la vostra pagina utente, e ci siamo, Marta Rose, la vostra pagina di discussioni di fianco, benissimo, e la vostra pagina delle prove. Ognuno ha una pagina delle prove che può essere usata per fare prove, cioè normalmente, diciamo, è buona norma, se volete fare, scrivere pagine o fare delle modifiche un pochino più sostanziose, non farle direttamente sul namespace principale, ma farla nella vostra pagina delle prove. Ok? La vostra pagina delle prove NB è visibile a tutti, ok? Come tutte le pagine di Wikipedia, non ci sono pagine riservate, ma diciamo che se qualcuno va proprio a vedere la mia pagina delle prove può vedere che cosa faccio. Se scrivo bestemmie, il filtro mi ferma perché ci sono dei filtri automatici proprio per le robe più, per i vandalismi peggiori, però per il resto posso fare un po' quel cavolo che mi pare, appunto sono pagine fatte apposta per fare prove, ok? Quindi voi andate nella vostra pagina delle prove, createla come avete creata fino ad adesso, cioè scrivete due righe qualsiasi e poi fate pubblica pagina. Una volta che avete creato la vostra pagina principale, la vostra sandbox, che in questo caso non è sandbox due punti Marta Rosio, ma è utente Marta Rosio / sandbox, per il semplice fatto che non c'è un namespace apposta per le sandbox, ma è semplicemente una sottopagina del namespace utente, ma vabbè, questo vi frega relativamente. Comunque la potete ritrovare sempre schiacciando prove, qua in alto, di fianco alla vostra pagina di discussione. Una volta che avete creato la vostra sandbox, avete due modi per modificare, come in realtà tutte le pagine di Wikipedia. Piccola premessa, fino a qualche anno fa l'unico modo per modificare Wikipedia era fare modifica wiki testo e scrivere con quella che si chiama wiki sintassi, cioè per dire i link sono fatti mettendo la pagina che volete linkare tra due parentesi quadre, come vedete qui, ok? Questo vuol dire link a pagina utente Marta Rosio, oppure link a, quindi, quadra quadra, Dante Alighieri, ok? Questo fino a qualche tempo fa era, scusate di mettere il testo, quello che si poteva fare. Adesso si può anche fare una modifica visuale, quindi vedete qua in alto avete leggi, cioè vi fa vedere semplicemente il contenuto della sandbox, modifica e modifica wikitesto. Modifica è la modifica in modalità semplificata,
quello che vi faccio vedere qua nella slide. Prove, entrate nella pagina della sandbox. Se schiacciate modifica, entrate in una pagina di modifica visuale, quindi con un'interfaccia che semplifica leggermente la modifica. In modifica wiki testo invece entrate proprio nel codice della pagina. Personalmente trovo molto scomoda la modifica virtuale, la modifica semplificata, agevolata, eccetera. Ma probabilmente anche un effetto vecchia carampana perché non sono abituata a usare la modifica visuale. Vi dico, è utile per delle modifiche semplici, cioè se volete cambiare una frase, aggiungere qualcosa, allora è facile fare modifica e modificare così. Cioè, proprio come se fosse un editor di testo. Ma se invece dovete fare qualcosa di più complicato, la modifica visuale è un po' un casino. Io vi consiglio di usare modifica wiki testo, però a quel punto, nel senso, farete le vostre prove. È possibile passare da una modalità all'altra. Se io faccio modifica e poi modifica wiki testo, passa automaticamente, quindi volendo. Ok, già che eravamo su Wikilink, appunto, nella modifica, diciamo, standard, come vi ho detto, quadra, nome della pagina a cui volete linkare, chiusa quadra, fa il Wikilink semplicemente. Se nel caso. Il link sì, va bene. Ok, nel caso, come vedete, la pagina non esiste, cioè se io ho linkato una pagina che non esiste, il link viene lo stesso, però è rosso. Se lo clicco, vado in una pagina che mi avvisa che la pagina non esiste. Invece, nel caso il Wikilink sia corretto, nel senso da un link a qualcosa che esiste, come Dante Alighieri, ok, compare oppure la mia pagina utente. Ok. Ad esempio, inserire il link, come abbiamo fatto con medicina, scrivo medicina, clicco l'icona collegamento e cerco il collegamento giusto nell'elenco che si apre al di sotto nella tendina. Invece, in modalità wiki testo, ok, quadra, testo, chiusa quadra. Ovviamente in questo caso devo già sapere qual è il titolo giusto della pagina che voglio linkare. Ok, come dicevo, don't panic, molto importante, non vi preoccupate. Cercando pagine di aiuto normalmente si trovano, ci sono veramente pagine di aiuto e pagine di indirizzo su qualunque cosa. In più potete chiedere allo sportello informazioni, ad esempio una delle n pagine di dialogo che ci sono su Wikipedia, quindi se voi cercate qui a destra, vedete sotto l'icona Wikipedia, pagina principale, ultime modifiche. Aiuto e sportello informazioni. In caso di problemi, sportello informazioni apre una pagina in cui potete fare una domanda. Ok? Aggiungi la tua domanda, come vi ho insegnato. Ok, qua mettete il titolo. Non riesco a inserire un link, non so, qualunque problema abbiate. Scrivete il testo, cliccate la firma, visualizzante prima, pubblica modifiche e qualcuno vi risponderà. Vi risponderanno, adesso non lo faccio, vi risponderanno su questa pagina, ok? Non sulla vostra pagina per lo più.
non sulla vostra pagina utente. Quindi vedete, ad esempio, questi messaggi, qualche utente ha scritto vorrei fare questo e quest'altro, ma non riesco, come faccio? E sotto qualche buona persona gli ha risposto devi fare così e così, eccetera, eccetera. Ok? Quindi è sempre possibile chiedere qui. O anche, appunto, se voi cercate, non so, qualcosa che non riuscite a fare, tipo, oh mio Dio, come faccio a tradurre? Aiuto, due punti. Nei spesso aiuto è quello delle pagine di aiuto, traduzione. Okay. Poi non si chiamava aiuto traduzione, si chiama aiuto come tradurre una voce, ma fa niente, ci sono dei redirect che vi portano tranquillamente alla pagina di aiuto alla traduzione, dove c'è scritto tutto quello che volete sapere sulla traduzione e anche molto di più, con tutti poi i link che collegano le varie pagine, quindi molto, molto semplicemente, magari no, ma abbastanza agevolmente riuscite a trovare le informazioni che vi servono. Per il resto, la presentazione, quella che vi ho fatto vedere, è in Wikimedia Commons, quindi nell'archivio di cui vi ho parlato, ci sono anche presentazioni. Ok, andiamo a vedere. Ecco qua, Commons Wikimedia. Ok, questo è il logo in alto a sinistra di Wikimedia Commons, l'archivio di cui vi parlavo. E la presentazione è qui, si chiama presentazione Wiki for Dummies più esercizi, esattamente la cosa che vi ho fatto vedere oggi. Basta cercarla, proprio Wiki for Dummies. Faccio una ricerca, anche se il titolo non era esatto, eccola qua. Presentazione Wiki for Dummies più esercizi. Quello che vi ho fatto vedere. Come vi dicevo, la licenza utilizzata è la Creative Commons CC BY SA, quindi potete usarla come vi pare, dovete soltanto attribuirla a me e condividerla allo stesso modo. Beh, comunque per i dettagli per l'attribuzione sono qua sopra. In usa questo file e c'è scritto, vedete, attribuzione, vi dice come citare la fonte. Quindi è anche abbastanza semplice. Per il resto potete usare le immagini, farne ciò che credete.